Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Gioca con me giochi per bambini. Sono di nuovo qui con il nostro Sablimage, in particolare se vi ricordate l'ultima volta ho creato un arcobaleno in bottiglia, proprio in questa piccolissima bottiglia che si può tenere al collo, legare al collo con una collanina. Allora, mi è venuta un'idea particolare, in realtà non troppo particolare, però diciamo una alternativa all'arcobaleno in bottiglia, un'altra versione. Allora, mi è venuto in mente che potremmo creare una bottiglia con i colori prettamente della galassia, quindi creare una galassia in vetro, in miniatura. Ovviamente sembrerà forse un po' un arcobaleno, nel senso che è sempre a strati come l'arcobaleno, però laddove l'arcobaleno ha colori chiari, qui faremo colori scuri che richiamano la galassia, che richiamano lo spazio infinito. Vi ricorderete benissimo di questa palettina? Beh, ho scoperto cosa serve. Serve per prendere un pochino di polverina e inserirla qui dentro. Vi ricordate l'ultima volta ho fatto una figuraccia? Ho veramente fatto, come si dice, si suol dire alla brutta, ho messo dentro la polverina sprecandone anche un bel po'. Beh, insomma, meglio tardi che mai per capire che nel set c'è tutto l'occorrente per creare le cose al meglio. Qui, come vedete, c'è il gancino per la collanina, come sapete ormai benissimo. Quindi io direi che possiamo assolutamente iniziare. Ho già selezionato tutti i colori che mi servono per la mia galassia in vetro. Quindi possiamo cominciare con i colori. Iniziamo dal nero. Ok, ho fatto la base di nero, un po' di blu, un altro po' di nero, un altro po' di blu, un blu più scuro, l'azzurro, viola, bianco, lilla, di nuovo nero. Eccoci qua. Possiamo chiudere la nostra galassia in vetro e guardate che bell'effetto, striato, proprio come l'arcobaleno, però ricorda un po' i colori dello spazio, dei pianeti, insomma ricorda un po' la galassia. Cosa ne dite? Un'alternativa interessante all'arcobaleno in vetro? Siete contenti? Siete interessati? Datemi anche voi altre idee, mi raccomando. Che magari possiamo fare altre alternative a queste, sempre ricordarvi che lo spazio ovviamente è limitato a questa piccola botticina in vetro che va legata al collo, va tenuta con una collanina. Quindi potete davvero sbizzarrirvi con le idee, scrivere qui sotto dei commenti, io li leggerò e se posso, anzi se trovo l'idea carina, sicuramente la posso usare la prossima volta sempre con il set Sablimage che utilizziamo per creare appunto, per mettere la polverina all'interno della nostra botticina di vetro. Se vi ricordate lo stesso set che ho utilizzato per fare un disegno bellissimo che mi è piaciuto davvero tanto, quel set per creare il disegno di una principessa col suo abito, e ho usato proprio queste polverine colorate per fare le varie sfumature e i vari colori dell'abito e della principessa. Eccolo qua il set, la principessa era proprio questa, in viola. Insomma, una cosa molto molto carina. Bene, ho già dato spazio alla mia creatività, ho creato un'alternativa all'arcobaleno. Oggi abbiamo fatto la galassia in vetro. Spero vi sia piaciuta, in tal caso lasciatemi un like e scrivetemelo nei commenti. Noi ci vediamo come sempre prestissimo con tante altre novità, tanti altri video e tante altre storie Playmobil con il seguito della nostra amatissima famiglia Fogel. Non vi perdete neanche un appuntamento. Ciao ragazzi, a presto!